Stai attento a non sporcare? No, no. C'è nessuno? C'è nessuno? Chiudi la porta. Che cosa vuoi? Ho portato le 10 lire. Ma che 10 lire, 10 lire? Cosa vuoi che me ne faccia io delle tue 10 lire? Vattene. Ma io? Vattene, ti ho detto! Perché mi vuoi mettere in mezzo? Mi vuoi rovinare? O sei pazzo o sei scemo. O ti ci hanno mandato apposta. Ma a me non mi fregate. A me non mi fregate. Senti. Senti, non fare stupidaggini. Io non voglio sapere niente. Ma ti dico solo di non fare stupidaggini. Li hai visti quelli lì? Non si può scherzare con quelli lì. Non puoi andartene in giro con un'arma se non sei di quelli lì. Questo lo capisci, vero? Venite fuori, vignacchi! Bastardo! Sporco rosso, muoviti! Fuori! Vi ammazzeremo tutti, uno per uno! Ti piacciono? Ciao. Passavo di qui e ti sono venuto a trovare. Hai fatto benissimo. Bravo, bravo. Sono tutte vere? No, sono giocattoli. Certo che sono vere, non lo vedi? È scarica. Sì, è scarica, hai ragione.
Ormai le nostre pistole sono tutte scariche. Le teniamo per bellezza, fanno parte della divisa e basta. Ma i proiettili non ve li danno più? Guarda. Quanti? Sì, è la mia collezione di francobolli. Fra qualche anno avrà un grande valore, sai. Già adesso sono considerato antiquariato. Vabbè, ora vado al federale. Torno subito. Tu aspettami qui. Fai come se fossi a casa tua, eh? Avete visto che è venuto? Sei bravo tu. Me ne intendo di psicologia. E adesso che succede? Adesso gli diamo ancora un po' di corda. Ma stai attento che il gioco è molto pericoloso. Ma ne vale la candela. Io continuo a non essere d'accordo. Queste cose non mi piacciono. Non c'è bisogno di tanti maneggi per fare quello che si deve fare. Siamo i più forti, no? E allora mettiamolo in galera, tutti. La stampa ci rompe le scatole, distruggiamola. Mettiamola fuori legge, a viso aperto. Cosa ci vuole, un tribunale speciale? Facciamolo. Stato d'assedio, galera, pena di morte. O dopo 4 anni abbiamo ancora paura del popolino? Questo non c'entra. Ce lo deve chiedere proprio il popolo, il pugno di ferro. Il fatto è che hanno smesso di avere paura dei comunisti e dei massoni. E allora bisogna fargliela tornare, la paura. Ci vuole un fatto grosso, una frustata, un pretesto. E poi sappiamo tutti che anche a Roma sono d'accordo. Allora procedo. Tutti uguali. Appena si mettono seduti su di una poltrona diventano tutti uguali. Come? Niente, niente. Ma tu piuttosto cosa sei venuto a fare? Niente, a trovarti. Non mi avevi detto di venirti a trovare? Sì, sì, certo. Ma hai scelto il giorno sbagliato. Beh, adesso me ne vado. Beh, forse è meglio. Da lunedì puoi venire quando vuoi. Ci sarà molta più calma. Ciao. Ciao. Ehi. Non raccontare a tua zia che sei stato nella tana del lupo, eh? Ehi, ragazzo! Dove vai? Ho deciso che vengo con te. Mi sono rotto le scatole di star qui dentro a fare la mummia. Andiamo? Sempre in sviluppo. Ma tu queste cose non le puoi sapere, eri troppo piccolo. Noi abbiamo salvato l'Italia. Se non ci fossimo stati noi, qui adesso, avrebbero distrutto tutto, come in Russia. Però è tutto finito. Stiamo cadendo in mano ai burocrati, capisci? Lui stesso è diventato una macchietta. Tu non sai come gli ho voluto bene.
Un anno fa mi sarei tagliato una mano se me lo avesse chiesto. E anche adesso, se mi dicesse buttati giù dalla torre degli asinelli, guarda, mi butterei. Ma gli direi buttati giù anche tu. Ma vuoi vedere che se anche si butta qualcuno lo salva? Che guardi? Devo studiare bene il percorso. Passa proprio di lì. Questo è il punto più pericoloso. Vedi come si restringe la strada. Lì possono prenderlo di mira come niente. Lo vedi, mi tocca fare anche in questurino. Ma che mi frega, che mi sto a preoccupare? Ci sono i carabinieri, no? Ne ho almeno 10 intorno. Tutti travestiti da borghesi, tutti coi baffi, tutti uguali. Sai che facciamo adesso noi? Andiamo a prendere tuo fratello e ci divertiamo, eh? Andiamo con le ragazze. Se non ci stanno, chi se ne frega? C'è sempre il casino, no? Se non ci conoscete, guardateci l'occhiello. Vieni avanti, canta che tu, dai, pronto. Sentite quanto è duro il nostro manganello. Bombe a man, carezze di pugnale. Se non ci conoscete, guardateci l'occhiello. Sentite quanto è duro il nostro manganello. Bombe a man, carezze di pugnal. Ecco, questo va bene, questo di prima. Forza, andiamo a conoscere la nuova quindicina, vieni. Non posso. Non puoi? Perché? Perché sei minorenne. Ma sei con me, per la miseria, dai. Voglio vedere se non ti fanno entrare. Io spacco tutto quanto lì dentro. Su, vieni, ti diverti, diglielo anche tu. Dai, sei suo fratello, diglielo. Se non vuoi fare, non fai, sai. Stai seduto. Forza, giù. Forza, andiamo, e occupare. Via. Coraggio, vieni. No, ho detto di no. Beh, insomma, io entro. Se continuate così mi fate passare la voglia. Dai, forza, vieni tu. Allora. Allora. No, non vengo, resto con lui. Beh, adesso mi avete rotto le scatole. Cos'è, una malattia di famiglia? Non vi piacciono le donne? E via! Preparatevi, ragazze! Arriva Ettore Fiera Mosca! Ma cos'hai? Non sei mai andato con una donna? Ma che c'entra? Non mi piacciono le puttane e basta. Nemmeno a me piacciono. Ma una volta tanto che male c'è? È divertente, no? È un'idea che non mi diverte, va bene? E poi non ti diverti nemmeno tu. Sì. Sì, hai ragione. Però non so, ci sono cose che si fanno così perché si devono fare. Oppure perché te le fanno fare gli altri. Ma perché no? Il mondo va avanti così, sai. Ci sono quelli che comandano e quelli che debbono obbedire. Esattamente come a scuola. A scuola è un'altra cosa. È la stessa cosa. Il lavoro è come la scuola. Soltanto è un po' meno divertente. Ma tu cosa credi? Che io mi diverta con quei cretini delle automobili? Faccio finta. Ma bisogna lavorare. Bisogna lavorare, capisci? Papà non ce la fa più, sai. La mamma si ammazza di fatica. E la zia Virginia probabilmente la cacceranno via. Ma tu devi continuare a studiare, capito? Sei l'intelligente della famiglia, no? Posso anche smettere. Quando volete voi. Posso anche lavorare. Lavorare e studiare. Se voglio,
Ce la faccio benissimo, sai. Ma sto scherzando, stupido. Non si può più neanche scherzare adesso. Lo sai che a casa siamo tutti felici se tu studi. E poi papà farà salti di gioia alti così. Se tu diventerai dottore, ingegnere o quello che vuoi tu. Io lo sento, sai, quando parla con la mamma. E poi a me di lavorare non dispiace. Certo, se trovo un lavoro migliore cambio. Ma così come stanno le cose non mi dispiace. Anzi, sono molto più tranquillo. Ed anche la mamma è molto più tranquilla. Sai, prima mi vedeva così sempre un po' sbandato. Bisognerebbe fare un vestito alla mamma. Sono 3 anni che la vedo con gli stessi stracci addosso. Hai ragione. Appena prendo la prima paga, glielo faccio io. E poi ti rimborso. Sì, e quando mi rimborsi? Quando tu potrai rimborsarmi, io sarò milionario, sai. Voltati, fammi vedere. Eh sì, è un po' troppo lungo, 4-5 centimetri. Va bene proprio come il davanti. Va bene, levatelo. Adesso, mamma? Eh sì, adesso. Che ci vuole? Un minuto, un sottopunto e via. E poi, sai, quella è gente ricca, devi fare la tua bella figura. Ma che mi ha invitato a fare? Ma come che ti ha invitato a fare? Sei carina, no? E lei è gentile ad invitarti. È innamorata di mio fratello, non è gentile. Ma che cosa dici? Io poi non so ballare. Farò da tappezzeria, lo so già. Senti, se fai da tappezzeria, la colpa è la tua. E poi devi perdere questa abitudine di essere timida. Ah, sei qui. Che c'è? Che fai? Vai al saggio. Si è detto che non ci andavi. Infatti non ci vado. Porto una cosa a un compagno. Io allora ti aspetto qui. No, no. Tu vai per conto tuo, io ti raggiungo. Guarda, sii puntuale. Io lì non conosco nessuno. E poi sola non ci sto, me ne vengo via, eh. Ma no, arrivo prima io di te. Vedrai. Giura? Giuro, certo. Stai attento, non prendere freddo. Non ti preoccupare. E non sudare. No. Ah, aspetta. Senti, t'ho comprato una cravatta per l'occasione. Mettitela, eh? Va bene, sì. Dopo. Dopo. Thank you.
Che hai? Nulla, perché? Non so, non... Passavo, vado al saggio. Ma tu che fai? Lavori anche oggi? Già. Lavori sempre. Mi piace, mi distrae. Adesso poi... lavorerai 24 ore su 24. Saranno gli anni, ma fuori... mi manca l'aria, qui invece respiro. L'odore di inchiostro? Anche. Finirà che ti porti anche il letto. Non sarebbe mica una cattiva idea, sai. Mi basterebbe un'altra stufa e una bella sistematina al cesso. Che caratteri sono? Te l'ho già detto. Ma erano altri. Ma se li conosci benissimo, non li toccare, non li spostare, su, non mettere in disordine. Per ragioni di convenienza e per riguardo alla salute dei piccoli, invece dell'immersione si preferì il rito dell'infusione. Ma non fai tardi? Tanto sono di riserva. Aspetta, ti aiuto. No. Va bene, dai, dammi una mano. Su. Forza. No, le mani sotto. Sotto così. Così? Sì. Attento, eh. Su. Piano. Piano. Qua. Attento alle mani, eh. Sono proprio arrivato. Perché? Che serve stare qui con questi ferri vecchi? Solo guadagnare 4 soldi. Non dire così. Non dire mai niente, non parlo mai, ma sono sempre solo. Conviene che io venda tutto, guarda. Un portierato, la pensione. Tanto con mamma si vive con poco. E al resto ci pensate voi. O tuo fratello, che fa il commesso d'automobili. Lui qui con me non vuole starci. Nessuno vuole starci. Ci sono io. Tu? Ma figlio mio, annunci matrimoniali, libretti di battesimo, calendari per barbieri. Non è detto. Perché? Sei una cosa pulita. Poi potremo anche stampare dei libri. Li scriviamo, li stampiamo e ce li leggiamo. E poi li portiamo in giro noi a mano, di porta in porta, eh? E così ci fermano. Perché tu lo sai che io sono segnato. Qualunque parola dica, qualunque cosa faccia. E lo farei se servisse. Se servisse a qualcosa. Ma non serve a niente perché siamo soli. E non siamo più utili nemmeno a quelli di Mosca. Ma se morisse? Chi? Mussolini. Ma non servirebbe a niente, non è lui, non è tanto lui. Eppure dicono che è un genio, che per questo conquista le folle. Ma non credere, non dare retta. Non è neanche più intelligente degli altri, dammi una mano, su. È solo senza scrupoli. La mancanza di scrupoli, questa è la sua forza. Ha fatto l'anarchico e poi l'uomo d'ordine, il dittatore, il pacifista e il guerrafondaio oltranza. E ora con le ghette firma la nostra condanna. Vai in redingote al Quirinale. Scusi la mise, ma vengo dalla battaglia. A questo punto della vita c'è una sola cosa che non sopporto. Che si spacci la mancanza di scrupoli per genio. Chi si vende fa presto e forse fa anche bene. Ma è sempre solo uno che si vende al miglior offerente. Una puttana dalla testa cesarea. Ma la gente, secondo te, perché gli va dietro? Perché si entusiasma? Perché non capisce? Ah, ma che dici? Capisce benissimo. Proprio per questo lo applaude. Perché ha bisogno di lui. Cioè? Vuole da lui una cosa ben precisa. Il permesso. Come sarebbe il permesso? Il permesso di essere come lui. Di dare a lui tutto il merito. E magari domani, forse, tutta la colpa. Il permesso di arricchirsi, di sfruttare, di ammazzare...
e di farsi anche dei bei sonni tranquilli. Insomma, il permesso di non avere scrupoli. Pesano gli scrupoli a chi li ha. E tu? Preferiresti non averne? Non lo so. Non lo so più. Oggi come oggi, forse sarebbe meglio. Ma non lo vedi cosa sto facendo? Cosa stampo? Cosa mi stai aiutando a stampare? Manifesti per loro. Devono essere pronti fra un'ora. E se non li stampavo, mi bruciavano tutto. Che fai? Mi ero scordato, mi aspettano. Chi? Una mia compagna, a casa sua, da lei, al saggio. Ciao. Ma cosa fai? Non rispondi. Ma non sono capace. Pronto, chi parla? Chi vuole? Ah, sì, buongiorno. No, è già uscito, oramai da un pezzetto, sì. Ma non lo so, ha detto che passava da un amico. Arriverà senz'altro. Sì, buongiorno. Chi era? Quella ragazzina, gli sta proprio alle costole. È il tempo loro. Già, certo, certo. Non posso amarti, perché non so se vivrò dopo aver conosciuto quello che mi sono promesso. Uccidere un tiranno non è un delitto, è giustizia. Vieni che ti porto io.
Tieni, prendi la tua. Non fare complimenti. Scusi un momento. Tesoro, non fare la musona, muoviti, sei la padrona di casa, non è gentile. Perché non la inviti a ballare? Non vuole. Ma sì che vuole. Su, balla, ballate. Che ti vesti a fare ormai? Che la manifestazione conclusiva della quarta celebrazione della Marcia su Roma avvenisse a Bologna, che io considero sempre il quadrivio del fascismo italiano. Volevo inoltre dare un attestato di simpatia al combattivo fedelissimo fascismo bolognese. Il quinto anno dell'incrollabile regime fascista si inizia sotto gli auspici migliori. In questo anno il fascismo ha guadagnato in estensione, ma soprattutto in profondità. È diventato, come lo volevo, la religione civile di tutti gli italiani che sono degni del nome di italiani. Camicie nere! In alto i moschetti! Il mondo veda questa foresta di baionette e senta il palpito dei nostri cuori decisi e invincibili! Non sai che cosa ti sei perso, era bellissimo. Mettiamoci qua. Venite, venite, mettiamoci qua. Da qua ci passa proprio vicino.
Saluto al Duce! Dov'è mio nipote? Ma sì, era con noi un momento. E dove è andato? Ma sarà rimasto là, laggiù. Giù dove? Nel sottopassaggio. Sei qui. Ha telefonato la tua compagna. Ti aspetta. Non ci vai? Sì, certo. Thank you.
Assassini! 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 Assassino! Assassino! Assassini! 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 Assassini!